Buonasera, benvenuti a Go Show, grazie, buonasera, in diretta, siamo in diretta, ora 21.02, leggero ritardo, ci hanno dato la linea con ritardo, come si dice in questi casi, e in questi casi in diretta, mentre andiamo in diretta, i paesi frugali, i cosiddetti paesi frugali, immagino capite questa parola, mi fa impazzire, i paesi frugali, che forse hanno paura dei paesi fregali, probabilmente, che non siano frugali, perché stanno i paesi fregali, chissà, vabbè, a me questo rutto olandese non mi è simpatico, ma non solo a me, anche a Conti. Comunque, mentre i frugali fanno i tosti e i cazzimmoci con gli altri paesi, in particolare con l'Italia, un altro Conte, quello dell'Inter, polemizza con Marotta e polemizza con i calendari, come dire, imitando un poco il Sarri di napoletana memoria. Il Napoli ieri salva faccia il risultato, Napoli pasticcione, ma che nel complesso non mi è dispiaciuto, ma forse sono un po' di parte stasera io, salva faccia il risultato grazie soprattutto a una garrinciata, fatemela passare, un gol alla garrincia, possiamo dire, di Politano, e devo dire che Gattuso l'aveva pure previsto, perché ne aveva profetizzato questa trovata di Politano. E stasera, in contemporanea, mentre andiamo in onda, c'è anche Juventus-Lazio, ma è una partita che ha poco da dire, come ha poco da dire questo campionato che, insomma, per molti si sta spegnendo, una lenta agonia, e poi parleremo con i nostri ospiti, anche se era il caso forse di riprenderlo, perché senza pubblico e senza grandi motivazioni il campionato si sta spegnendo. Ne parliamo con i nostri ospiti, a cominciare dal presidente della Commissione Sport e Patrimonio del Comune di Napoli, Carmine Sgambati, che ritorna tra noi dopo il lockdown, che noi l'ultima volta che ci abbiamo visto era pre-Covid. E alla destra di Sgambati il nostro Gianluca Gifuni, un fuori classe della fascia destra. Ciao Gino, io sono come Politano. Tu sei come Politano. E accanto a me c'è l'uomo dei dromedari. Vuoi presentare tu? L'uomo dei dromedari, l'ex arbitro, avvocato Giuseppe Gargiulo. Eccolo qui, Gargiulo. Buonasera. Devo dire stasera Gargiulo ha un look frugale, anche lui è un paese frugale, no? Guardiamo, mi piace molto questa sciarpa, cos'è? Questa seta, questa è seta questa qui. Sì, sì, ma residui, anche questo, residui di passata agiatezza, questi qua sono. Passata agiatezza? Residui di questi tempi. Forse c'è attuale agiatezza. C'è un equivoco. Attualissimo. Non ho avuto mai disagi economici. Ma meno male, dico, da quando, per lei. Da quando sto qui che ho capito che c'è qualcosa che non quadra. Va bene, alla mia sinistra un gradito ritorno, la settimana scorsa era assente, poi ci spiegherà perché, Pierpaolo Petino. Grazie a tutti. E il nostro immancabile, introsedibile Alessandro De Mattia, che stasera è in studio. Buonasera, buonasera. Non mancheranno gli accenni musicali nella trasmissione sempre post lockdown, non abbiamo la formazione completa degli Starfunky, col maestro Peppe Iervolino, che stasera è affiancata da una vocalist raffinata, Rossana Cuomo. Parente del governatore Cuomo, no. No, io chiedo, Cuomo, siccome si parla molto del governatore di New York, Cuomo, no. Vabbè. Cuomo è pure il sindaco di Porto. Senti, Carmi, ma sti paesi frugali, perché se parla di sti paesi frugali, poi andiamo nell'argomento. Ma che buona sti paesi frugali? Ma noi non diamo molto, molto retta a quello che dicono. Noi incominciamo a prendere il prestito dell'Europa. Che mi pare fino a questo momento parla di parla di 209 miliardi, che pare che sono arrivati a dare. Che non sono bruscolini. Però rispetto a quello che avevamo chiesto. Rispetto a quello, spesso ci si chiede, tu quando chiedevi i soldi a tua mamma, mamma devo andare in gita, mi dai 20 euro, mi dai 20.000 lire, poi te ne davano 5, te ne davano 10. Mi pigliavo stesso. Poi ci saranno i soldi del MES, che comunque arriveranno. Guardi, Gino, l'Italia deve cominciare a ripartire. E questo volevo dire. E sicuramente questi soldini ci fanno bene. Tutta la comprensione per il Covid, massima sicurezza, ma il terrore del Covid non ci può frenare.
perché altrimenti ci saranno persone che forse non moriranno di Covid, però poi non potremo morire nemmeno di fame. Hai ragione. E quindi dobbiamo ripartire. Sono pienamente d'accordo. Poi parleremo a proposito del Covid, purtroppo la situazione in Europa non è tranquillizzante, soprattutto in Spagna, in Catalogna, dove il Napoli dovrà giocare l'otto a Barcellona, poi Gianluca Gifuni, Pierpaolo, tutti gli ospiti ci ragguaglieranno sulla situazione. Voglio subito collegarmi con la terrazza AP, dove c'è il nostro Ciro Venerato. Ma che cos'è AP? Prima di collegarci, vai! Noi realizziamo subito il collegamento con la terrazza AP, questa splendida terrazza che ci accompagna ormai da tre settimane, dove c'è il nostro Ciro Venerato. Ciro, stasera è dalla terrazza AP. Ciao Ciro, buonasera! Buonasera, buonasera Gino, buonasera a tutti gli amici in ascolto. Siamo qui pronti per raccontarvi un'estenuante giornata di calciomercato. Il caso Osimhen, i suoi retroscena e non solo, tante altre notizie, anche nuovi nomi che si affacciano sul calciomercato, che ovviamente mette i primi vagiti perché siamo a luglio, ma vorrei ricordare sempre agli amici e ai tifosi in ascolto che ufficialmente le liste si apriranno il 1° settembre e chiuderanno il 5 ottobre, quindi siamo ancora all'antipasto del calciomercato, non siamo arrivati alla frutta e soprattutto il Napoli non è alla frutta. Bene, vuoi presentarci subito gli ospiti che sono con te, Ciro, o lo facciamo dopo? Passerei subito al padrone di casa, ovviamente, che poi presenterà anche l'altro ospite. Buonasera, buonasera a tutti, salve. Sì, buonasera del vecchio, il project stasera, manager della P. Buonasera. Buonasera, sempre più somiglianti a Ciro Ferrara, va bene, ma insomma, sarà anche... uguale, spiccicato, gli ho mandato anche la foto. Grazie. Grazie mille. Io ho mandato anche la foto a Ciro Ferrara. È vero. E mi ha detto mi somiglia, quindi conferma. Ah, te Ciro, mi somiglia. Vi ringrazio. Meno male. Sì, detto Ciro. Senti, c'hai un altro... Grazie. C'hai altri ospiti, no? Sì, stasera abbiamo con noi un nostro partner, Francesco Iliceto, il dottor Iliceto, che anche lui fa parte della nostra squadra, insomma, ed è una persona assolutamente determinante nelle nostre attività. È tifoso del Napoli, chiaramente. Va bene, ci ritroveremo dopo in terrazza. Assolutamente sì. Voi avete sempre dei buffet molto invitanti, devo dire, vero? Stimolanti questi buffet, qua invece non arriva niente, devo dire. Caro Sgambati, tu pensavi di trovare lo stesso, ma qua non c'è sta proprio niente. Guarda, proprio niente. Solo Gargiulo con il suo look sgargiante. Come? No, pensando a Sgambati, pensi. Sgambati ha pensato subito a una pasticceria. Vabbè, torniamo. Allora, partita di ieri. Notizia Juventus-Lazio è cominciata? Non ancora. Ah già, 21:45, quindi giustamente io pensavo l'orario Champions, che è 21, invece 21:45, che pure è troppo tardi, uno gioca in 21:45, si partite, chi legge il partito un zubone, senza pubblico, non c'è, può fornirne pure da per i campionati, Messico 70, a mezzanotte stiamo ancora a diritti TV, 2 ore e un quarto tra una gara e un'altra. Poi parliamo anche di diritti TV, perché oggi c'è stata una riunione e Laurentiis ha detto qualcosa di interessante. Allora, che cosa è successo ieri? Abbiamo una slide molto indicativa che la nostra redazione ha preparato. Tutti al mare. Beh, insomma, forse un po' esagerata come slide, perché vedete, addirittura c'è qualcuno, Manolas, già in costume. Oggi molti sono stati, ho visto le foto, Napoli Magazine ha pubblicato delle foto con Koulibaly, non lo so, che stavano a Ischia, c'era Yusai a Positano. Altri a Capri, giorno di riposo che Gattuso ha dato, però io credo che in questo momento, più che tutti ormai, sono vari Napoli, correggetemi se sbaglio, c'è un Napoli societario che è interessato molto a Castel di Sangro, un Napoli giuntoliano che è interessato al nigeriano, a Osimhen, poi vediamo meglio la pronuncia esatta, c'è un Napoli distratto dai procuratori e un Napoli che invece va in campo e rispetta e trova le motivazioni. Sei d'accordo per Paolo? Sì, c'è il Napoli di Gattuso, quindi che è l'ultimo che hai detto tu, che comunque in campo ci mette tutto quello che può, anche se con grande fatica poi riesce ad arrivare alla vittoria contro l'Udinese, per esempio, venendo però da due pareggi che non avevano convinto l'allenatore azzurro. Soprattutto quello di Bologna, però allo stesso tempo Gattuso ha detto in maniera molto chiara: questo non è più il calcio, non è più quello che conosciamo noi, giocare ogni tre giorni senza pubblico è una cosa quasi impossibile, ci stiamo rendendo conto tutti quanti, come hai detto tu all'inizio, che questa ripresa del campionato è un po' una farsa, cioè noi stiamo vedendo qualche cosa che serve soltanto alle società di calcio per completare gli iter burocratici della parte legata alle sponsorizzazioni, ai diritti del calcio e altro, perché
mi devi spiegare cosa c'è di sportivo, di competitivo in questa parte della stagione. Noi lo guardiamo perché la passione ci guida o il lavoro che facciamo, ma onestamente sembrano proprio degli incontri agostani, niente di più, e nulla c'ha da dire al campionato. Noi guardiamo soltanto oramai a questa partita dell'8 agosto, ammesso che si giochi a Barcellona. Poi ne parliamo. Però questo ne diremo dopo. Poi ne parliamo. Poco, tutti al mare non è male, no? Perché Positano, Ischia, poi vicino. Poi sabato erano quasi posto tutti più bello mare, del mondo. Sabato erano quasi tutti al mare. Sì, sì, però sì, voglio dire, erano ragazzi, questa squadra sta rispettando il campionato, Gianluca. Sì, sì. Non è facile trovare le motivazioni, no, sapendo che comunque l'Europa League la fai, la Coppa Italia l'hai vinta, la Champions non ci puoi andare. E quindi diventa di qualcuno è distratto pure da certe voci, perché diciamola per esempio, Milik mi ha sorpreso ieri, Milik, perché fino a tre giorni fa sembrava già... No, ma è ancora già, perché Osimhen ovviamente però è l'alternativa. Insomma, ma ieri se l'è cavata bene, non per tutta la partita, ma se l'è cavata abbastanza bene. Io devo dire che tutto questo discorso che ha fatto Pierpaolo è assolutamente condivisibile se non ci fosse la partita dell'8 agosto. E il ragionamento che dobbiamo fare è proprio in relazione a quella partita che arriva fra 19 giorni, domani saranno 18, quindi non tantissimo. Devo dire che ieri Gattuso, in maniera sorprendente, nonostante una partita non brillante da parte del Napoli, ma vinta comunque al 95esimo, non se l'è presa con i giocatori. Cioè non ha sfogato la sua rabbia nei confronti dei giocatori, non li ha bacchettati, ma li ha giustificati. Ha capito che probabilmente la situazione è difficile. Però, vedi Gino, il dato più bello che emerge dal Napoli in campo in questo momento è che anche ieri, soprattutto nel primo tempo, Napoli ha palleggiato moltissimo, come non aveva mai fatto finora, il Napoli di Gattuso. Sì. Questo significa che sta cominciando a maturare quella duttilità di gioco su cui Gattuso sta lavorando ormai da settimane e che potrà essere l'elemento fondante della prossima stagione. C'è un Napoli che può cambiare faccia da partita in partita o all'interno della stessa partita. Poi però c'è un'altra cosa, è l'ultima, in vista del Barcellona, è che da una parte i Blaugrana, che erano in difficoltà, stanno serrando le fila e stanno tirando fuori la fame anche in vista dell'8 agosto. Il Napoli si sta specchiando un po' con la Coppa Italia in mano e con una certa assuefazione che non aiuta in relazione a quella partita. Quindi certamente una strigliata e una svolta c'è bisogno. Ciro, la tua perplessità, Ciro Venerato. Il Napoli, Ciro, si sta specchiando un po' troppo nella Coppa Italia mentre il Barcellona mostra avere fame? Che idea ti sei fatto? No, ma Ivan... No, il tema che mi sono fatto è che purtroppo gli stimoli non li puoi comprare a calciomercato. Ecco, l'unica cosa che non puoi comprare a calciomercato dopo l'amalgama, citando la buonanima di Massimino, è sicuramente gli stimoli. Cioè il Napoli dopo la gara di Bergamo ha sostanzialmente chiuso il suo campionato perché era l'ultima chance per legarsi ad una pseudo speranza di quarto posto. E da allora poi, con un campionato di fatto archiviato, ha giocato, ha giochicchiato, in alcune gare ha fatto anche qualcosa di più, per esempio la gara col Milan me la tengo stretta perché è stata sicuramente una prestazione di lontana anni luce da quella pavida di Bologna e quella appena sufficiente di ieri, colorata solo dal gol di Politano, ma un pareggio poteva starci tranquillamente tutto secondo me. Però ripeto, sono stimoli, è ovvio che la Coppa Italia era un Napoli. Qui al Camp Nou o dove si giocherà sarà ancora un'altra squadra. Quando ormai non è più stimolo e magari anche qualche giocatore che pensa al futuro, e insomma è difficile, ma questo non vale solo per il Napoli, vale anche per altre squadre. Certo. Vedi la Lazio. Vedi la Lazio, ma da quando ha perso lo scudetto di fatto, ormai non è più quella che abbiamo visto prima del lockdown. Senti Ciro, chiediamo all'ospite che hai, Francesco, se non sbaglio, volevo sapere da Francesco che Napoli ha visto ieri, se è un Napoli insomma che lo Napoli stesso... ha visto Francesco? Mm. Che Napoli ha visto Francesco? Ieri si... Buonasera prima di tutto, ieri ho visto un Napoli primo tempo abbastanza diciamo lento, sembrava più diciamo, un allenamento che una partita di calcio di campionato. Poi diciamo, anche perché noi credo che non possiamo pretendere diciamo, dai giocatori senza stimoli e senza risultati, diciamo, senza stimoli e senza obiettivi da raggiungere. Non possiamo pretendere di più. Poi alla fine siamo stati fortunati perché Politano ha trovato il gol
gol dell'anno, gol, e gol, ci è andata bene. Gol straordinario, sì, quello là, quello è un gol che veramente si ricorderà. Senti, vediamo subito allora a questo punto, abbiamo sviscerato gli argomenti che tu secondo me hai concentrato nella scheda, no? Pierpaolo Petino. La vogliamo vedere questa scheda? Sì, sì, tra l'altro faccio anche un po' di ironia su questo gol di Politano. Sì, perché? No, perché Politano ha dato il segno di esistere soltanto in quel frangente da quando è a Napoli, secondo me. Cioè, tu dici... Se avesse segnato anche Lozano sarebbe stata di rigore in finale, il giorno dei miracoli. Non lo sa neanche lui come ha segnato Politano. Perché? Politano ha tirato ma la voleva buttare fuori e poi è entrato. Un po' critico. Ci sono anche dei fatti personali. Spesso i giornalisti prendono le simpatie... La Politano secondo me è simpatica assai. No, guarda, l'unica cosa che io non commento è la simpatia. Io parlo della capacità di incidere su una partita di Politano fino ad oggi. Ti aspettavi? Sull'evanescenza di Politano. È un giocatore sopravvalutato da sempre, arrivato a Napoli perché ha segnato dei gol al Napoli nella sua carriera, questa è stata la cosa. Ha dimostrato di essere sopravvalutato, invece ieri sera, come tutti i giocatori sopravvalutati, tira fuori dal cilindro un gol che si ricorderà. Ma questo fa parte delle regole del gioco, anche nel mio campo sono artisti sopravvalutati, giornalisti sopravvalutati, quindi voglio dire, perché il calcio dovrebbe essere un eccezione? Politici sopravvalutati. Politici sopravvalutati, ne abbiamo quasi tutti. Sta là proprio. Politici valutati più che sopravvalutati. No, ci sono i frugali, attenzione ai frugali. Anche senti, arbitri sopravvalutati. Anche arbitri sopravvalutati. Anche arbitri, arbitri mai sopravvalutati. Vabbè, mandiamo la scheda di Pierpaolo Petino e poi capiamo. Dai. Un lampo di Politano, uno che durante una gara è talmente evanescente da divenire irritante, mette l'inatteso sigillo alla vittoria del Napoli sull'Udinese al termine di una partita faticosamente condotta in porto contro una squadra sicuramente fisica e rognosa, ma non trascendentale. Quanta fatica viene da dire per raggiungere un risultato atteso e onestamente anche meritato, e quanto patema nel vedere Lasagna e De Paul tenere in apprensione la retroguardia azzurra che con l'innesto di Manolas pare aver perso quell'equilibrio faticosamente ritrovato. La botta al gluteo rimediata da Mertens tiene col fiato sospeso in vista della gara di mercoledì col Parma, considerata anche la squalifica di Milik, bravo nell'infilare il piedone su una traiettoria maligna in area friulana e battere il portiere. C'è da registrare l'insofferenza di Rino Gattuso che al termine del match critica alle gare giocate in tre giorni, sta di vuoti, una circostanza che non consente di lavorare meglio sulla tattica e che provoca molta difficoltà nel ricaricare le batterie. Il Napoli veniva da due pareggi, quindi tre punti sono una bella iniezione di fiducia, anche se a dirla tutta si attende solo la partita dell'8 di agosto a Barcellona per la gara di ritorno in Champions. Focolaio permettendo, sarà quella la partita dell'anno per il Napoli, che vuole presentarsi al meglio delle condizioni sia fisiche che mentali, magari senza dover subire distrazioni da un mercato vivace almeno a chiacchiere, con arrivi presunti e partenze rinviate, in un contesto in cui anche la sede del prossimo ritiro diventa un caso, con due regioni che si contendono gli azzurri a colpi di milioni di euro, De Laurentiis che gongola prova a tirare fuori il massimo da questa circostanza. Complimenti per la scheda, dove l'hai preparata? A Positano questa scheda? A Ischia? Vabbè, io ero assente perché ero in Puglia, quindi l'avrei potuta preparare là. Già sbagliato, tradisce la Campania per andare in Puglia, ma sta qua, dobbiamo aiutare l'economia campana, andiamo in Puglia. Ma non mi far dire quello che... l'economia campana, che è meravigliosa, però poi dovrebbe anche comprendere che non puoi pensare di... Il sindaco di Acciaroli, per dirne una, qualche giorno fa si è scagliato contro i suoi concittadini, avendo la testimonianza che hanno aumentato a dismisura i prezzi dei lidi balneari, dei ristoranti. Allora, se questa è l'economia campana... Spaghetti a bocca la 30 euro, se ne pigliate a me, non posso... Ma hai te pure, l'abbiamo diminuito i tavoli, abbiamo dovuto aumentare i prezzi. Anzi, lo dici pure, hai capito? Ormai questa è l'andazzo. Cioè, alla fine chi deve pagarla questa pandemia? No, no, vabbè. E te? Torniamo... Il viceministro Castelli che ha detto... Ah, i ristoratori. Ma la Castelli, devo dire, veramente ci sarebbe da fare un manuale su, quello, su questa dichiarazione della Castelli. Gianluca, Politano, ieri decisivo, ma Mario Rui, per la tua gioia? No, per la tua gioia. Mario Rui, migliore in campo. Mario Rui, ieri, chi ha visto la partita attentamente avrà capito che Mario Rui è l'unico giocatore del Napoli che riesce a cambiare gioco con una destrezza e una lucidità unica, è l'unico che riesce a trovare il passaggio illuminante,
Posso andare sulla terrazza insieme a Venerato? Perché onestamente. Se ricordiamo, nei primi 10 minuti ha cambiato gioco tre volte e ha servito a Caglione il pallone per un cross al volo che è perfetto. E poi ha dato il là al gol di Milik, perché con la verticalizzazione su Insigne ha dato il là al gol di Milik. Voglio chiarire che lui non ci sei stato dai tempi del Covid. Lui non è stato la settimana scorsa. C'è stata una disputa tra Alvino e Gifuni su Mario Rui, perché lui sostiene che su certi aspetti... Che sia uno dei migliori piedi sinistri d'Europa. Migliori piedi sinistri addirittura, per quanto riguarda il cross, superiore a Ghoulam. Ma non ha capito, si ha da vendere la macchina a Mario Rui, ci ha da vendere la macchina perché lo sta esaltando. No, secondo, sopravvalutato. Oppure, è stato sopravvalutato. Purtroppo è stato sopravvalutato. Sentiamo Carmine Sgambati, presidente. Io non credo che sia il miglior piede sinistro d'Europa. No, uno dei migliori. Ma io credo che sia il miglior attaccante del Napoli. Ieri ha tirato, è l'unico che ha tirato 6 volte. E quindi è una Ma non l'ha presa mai, però. Ma lascia perdere. Politano, tu dicevi, non l'ha mai... Ha chiuso gli occhi. Da una vita, poi ieri ha fatto un gol. Però Mario Rui ha tirato 6 volte. Non c'è un solo attaccante del Napoli che abbia tirato 6 volte. Ieri è stato molto, molto efficace. Io scherzo con Gianluca, che so essere una persona onesta intellettualmente, no, e che quindi dice ciò di cui è convinto, e io rispetto profondamente la sua. Sentiamo Venerato che è l'iperbole che non apprezzo, però no, sul giocatore non ti piace l'accostamento col cross di Ghoulam, diciamolo. Ciro, Mario Rui ieri che ti è parso? Giocatore insostituibile, buono per il mercato, ma buono? Mario Rui è un buon giocatore, poi dipende sempre cosa vuoi dalla vita, come mi diceva un dirigente. Se vuoi vincere lo scudetto, vincere la Coppa dei Campioni, devi seguire i profili. Se vuoi far bene in campionato, devi seguire altri. Poi a volte il Napoli ha vinto lo scudetto con Volpecina, bravo. Nel senso che poi dipende dal complesso. Per me è un buon giocatore che, messo in campo bene, può fare il suo, perché tecnicamente è pregevole, che ha mercato, mette bene la palla spesso, poi dica, è uno che ha mercato, sì, ma credo che resterà, insomma, non penso che credo che resterà al Napoli, non mi risulta che sia un giocatore in uscita, anzi. Credo che il Napoli possa poi prendere anche un altro giocatore in quel ruolo, perché deve fare il gioco delle coppie, penso che sia probabile, ma non va aspettato un nuovo Cabrini, prenderà un giovane forte, esplosivo, emergente, che possa poi ogni tanto far rifiatare Lusitano. Però è un buon giocatore, cioè non credo che i problemi del Napoli siano quelli legati a Mario Rui. Però ripeto, dobbiamo sempre intenderci su cosa vogliamo dalla vita. Se il programma del Napoli, e non mi risulta sia cambiato, sia quello di far sempre bene in campionato e garantirsi un posto in Champions, puoi anche giocare con Mario Rui. Se domani mattina invece De Laurentiis ci comunica, bontà sua, che vuole vincere lo scudetto, non lottare, vincerlo a mani basse e tentare la scala alla Coppa dei Campioni, ci vuole Maldini, un nuovo Maldini è un'altra cosa. Aspetta, Gattuso punta su Mario Rui, tant'è che secondo me lo ha anche valorizzato e lo ha migliorato in questi mesi. Poi dicevi di Politano e Politano, io sono d'accordo con la scheda di Pierpaolo, con le sue valutazioni, ho fatto poco finora. Devo dire che Gattuso lo ha voluto e ha puntato su di lui, però poi in una certa fase ha cominciato a fare marcia indietro e ha puntato più su Caglion, perché è Caglion che con Gattuso gioca le partite cruciali, e quindi Gattuso punta su Caglion. E il paradosso, continuo a dirlo, il controsenso è che il Napoli punta per le partite più importanti su Caglion, e giocherà anche col Barcellona Caglion e non Politano. È così, e poi il 31 agosto si priverà del calciatore. Questo è un controsenso, che qualcuno un giorno ci farà spiegare. Una battuta da Gargiulo e uno di De Mattia, da Alessandro, prima di andare in pubblicità. Posso Mario Rui intervenire sul controsenso, però Gino? Sì, Gino posso, dimmi. Intervenire veloce. Sul controsenso, no. Qual è? Cerco di dare una risposta a Gifuni, a Gianluca. Okay, non è un controsenso, sono logiche di mercato che non fanno il paio con il cuore. Allora, il Napoli, secondo me giustamente, a Cagliari ha proposto mesi fa un contratto di un anno, migliorando di 200.000 euro lo stipendio già ottimo che guadagna comunque a Napoli, considerando che non è Cristiano Ronaldo, ma gioca in un ruolo importante, ma prende già tanto. Ha 34 anni, una società come il Napoli, che come voi sapete vive di cash flow, è una società che non ha dietro un potentato che può permettersi perdite importanti, non può garantire un biennale a
3,5 milioni netti, che sono 7 lordi e quindi 14 netti, ad un giocatore che fra 2 anni dovrebbe avere 35 anni. Certo. E forse non potrebbe più garantire, come in parte si è visto, un rendimento. Quindi il Napoli, secondo me, il suo l'ha fatto, cioè ha premiato giustamente Callejon, che io adoro, e Gianluca lo sa, e ho sempre detto che il giocatore che ho adorato in assoluto è Callejon, della gestione della Laurenti. Però sono anche realista, giusto proporgli un anno di contratto per il passato ma anche per il presente, perché gioca ancora bene. Ma non credo che un club come il Napoli, che non è la Juve, non è l'Inter, non è il Milan, non ha un fatturato come, non può permettersi un salto nel buio proponendogli un biennale. L'ha fatto in parte con Mertens, che ha caratteristiche diverse e che rischiava di perdere, e comunque parliamo di un attaccante. Non credo che possa ripetere un biennale un altro giocatore così. È molto probabile, e tutti noi ce lo auguriamo, questo sì. Va bene, Ciro, ti devo fermare perché prende un esterno destro importante. Perché c'è Gargiulo che vuole aggiungere una cosa e poi andiamo in pubblicità. No, no, io mi volevo solo associare all'amico Ciro. Mi fa tutto questo mosso, devo dire associato. Ma benissimo. Chissà che volevi associare. Ma nel senso che si è detto tutto, quindi ben venga. Io dico soltanto che effettivamente è un giocatore che credo che abbia veramente dato qualcosa al Napoli, credo che sia anche lui in una fase sicuramente particolare, poi dobbiamo capire pure questo Napoli veramente che prospettive c'ha, è e da che qui poi Ciro. Valutiamo tutto. Certo. Maestro Iervolino, sento delle note che agevoleranno lo stacco pubblicitario, eh? Me lo agevola? Me lo agevola? Con te dovrò combattere. Eccoci qua, siamo rientrati, senza applauso siamo rientrati. Accompagna l'ingresso, l'applauso. Allora Alessandro, parto da te. Manolas ieri criticatissimo, cioè non è proprio il periodo migliore di Manolas, no. Già l'altra volta abbiamo detto quando sta Massimo Viscerata cosa. Ieri perché sballa pure, fa distrarre anche Koulibaly. Ma sono ieri due profili identici secondo me, Koulibaly e Manolas sono calciatori molto fisici, calciatori che fanno della velocità il loro punto di forza, ma dal punto di vista tattico perdono qualcosa, diciamo così. E Manolas male in occasione del gol, troppo morbido, ma anche Isai che si perde l'uomo completamente, anche Insigne poi dall'altro lato che si scorda completamente, Enrico, il buon Rodrigo De Paul. Ieri è stato tra l'altro il 23esimo palo, il 50esimo in 2 anni. Palo. In realtà sarebbero 30, esatto, perché sarebbero complessivamente 32 o 33 a seconda se vogliamo contare anche il palo che ha preso poi Koulibaly dopo dentro 50, la porta del Napoli. 50 palo, una palla pigliata di 50 pali in 2 anni. Aspetta un attimo, Sgambati, lei quanti pali ha preso nella sua vita? Ma tanti, guarda, tanti. Tanti, 50. Non me li ricordo più, sicuramente più di 50. Significa che ha tirato tanto. Il palo è un gol sbagliato. Boscov diceva che il palo è un gol sbagliato. È un gol sbagliato, quello ieri di Zielinski. Però quello di Zielinski senza la, magari senza la goal line, ma sarebbe andato anche lì. Zielinski senza la tecnologia, quello qualche anno fa è gol, perché il centimetro. O oh no, Gargiulo, ieri Chiffi ha arbitrato bene, Chiffi di Padova se non sbaglio. Sì, sì, fa parte di quella covata, chiamiamolo così, di buoni arbitri che stanno praticamente maturando, stanno crescendo, sì, gli diamo il tempo di farlo, perché qua tutto sembra che una partita, sembra che l'arbitro si debba affossare, ma costruire un arbitro, l'abbiamo detto qualche volta, non è facile, distruggerlo anche in poco tempo è facilissimo. Diciamo che anche per gli arbitri non è facile prepararsi una partita in 3 giorni, in 2 giorni e mezzo. Ma sicuramente ci sono anche delle complicazioni anche per loro, di atletica pure se andiamo a vedere, ma a parte la concentrazione pure sulla partita. Ecco qua, c'è una classifica molto interessante. Ciro, commentiamola insieme con i tuoi ospiti. La classifica del girone di ritorno. Il Napoli sarebbe secondo dopo l'Atalanta. C'è Pierpaolo che vuole dire qualcosa. Che vuoi dire, Pierpaolo? No, parlavo con Emilio. Aspetta, prima di passare a Ciro, che vuoi dire? Cioè, non sei d'accordo sulla classifica? Sulla classifica, no? Ci piace, vogliamo cominciare allora il campionato bene, a gennaio. Dall'anno prossimo vogliamo cominciare. Allora, senti, io sto vedendo tanti colleghi, tante trasmissioni, giornali, che iniziano a fare queste classifiche pre-Covid, post-Covid, ritorno. Allora, sono veramente esercizi sterili che non hanno nessun senso, anche perché cosa sarebbe accaduto dopo il Covid non lo sapeva nessuno. La Lazio ha perso uno scudetto, la Lazio ha buttato uno scudetto. Questo è il giorno di ritorno. Questo è il giorno di ritorno, lo dite da gennaio. Esatto. Sì, ma la stessa cosa, cioè paragonare, mettere in proporzione queste cose. Sicuramente il Napoli è su, ma il Napoli sta bene, questa è la cosa importante. Il Napoli è una squadra che è in salute, atleticamente messo bene, ha le giuste motivazioni, ha un traguardo davanti. Perché se tu ci pensi, anche la Juventus, che dopo la partita stasera potrebbe essere
già lanciata verso uno scudetto definitivamente, non ha quella visione. Il Napoli c'ha con la partita di Barcellona e quindi questa è il motivo. Poi c'è questo Milan sorprendente. Sentiamo la terrazza a Pisa. Sentiamo una cosa, aspetta, Gianluca. Aveva uno spunto interessante secondo me, sì. Con la tabella però, per favore. Vediamo la tabella perché, di nuovo, la classifica. Vedete, il Napoli in 15 partite del girone di ritorno ha 32 punti. Secondo me un dato importante, di cui abbiamo parlato, però lo possiamo schematizzare, è quello delle prime 15 partite del campionato, quelle di Ancelotti, dove il Napoli collezionò 21 punti su 15 partite, adesso sono 32, cioè Gattuso in 15 partite rispetto a Ancelotti ha un più 11 che credo spieghi tante cose. Ciro, sentiamo la terrazza, ha detto tutto Gifuni insomma. Ma cosa, ha detto tutto con quel periodo, io su quello che pensavo della gestione Ancelotti mi sono speso in tempi non sospetti perché bisogna sempre avere il coraggio di parlare prima, dopo siamo tutti bravi. Io ci ho messo la faccia, ma non per cattiveria o altro, perché alla luce di ciò che vedevo sul campo e alla luce di ciò che sapevo fuori dal campo, mi avevo fatto l'idea che Ancelotti andava non confermato, non esonerato, non confermato. E De Laurentiis, anche se tardivamente, ha fatto questo mea culpa, che comunque gli va comunque così dato merito perché solo gli idioti non cambiano idea. Scusami Ciro, non è che sta facendo grandi cose. Ciro, non sta facendo grandi cose con l'Everton a Liverpool, non mi pare che stia, anzi recentemente mi pare che sta sulla stessa strada della fase napoletana. Guarda, no? Non conoscendo bene la situazione di Ancelotti e Everton, per carattere, mi piace sempre dare giudizi quando conosco le cose. Vabbè, i risultati, mi conosci da 30 anni e sai come sono fatto. Sì, però a volte i risultati sono figli di tante altre situazioni, non bisogna solo le prestazioni, gli infortuni. Io voglio parlare dell'esperienza partenopea. A me del prima e il dopo di Ancelotti, frega zero. L'esperienza partenopea, per come è stata gestita, soprattutto nel secondo anno, è stata gestita in maniera infelice. Io dissi da te, su quel salotto, dopo la conferenza stampa della gara di Champions, che poi fu praticamente propedeutica all'infausta serata, no? Dell'abbandono da parte della squadra che lasciò il ritiro, che Ancelotti in un solo colpo si era giocato la faccia con i giocatori e col presidente, stigmatizzando il ritiro imposto dal presidente. Quindi ha fatto di fatto autogol con De Laurentiis, che l'ha presa malissimo per usare un eufemismo, e con la squadra poi dopo, perché il momento in cui stigmatizzi in conferenza stampa il fatto che la squadra va in ritiro perché l'ha chiesto e preteso il presidente Franchi da questa scelta, ricordiamo. E poi invece tu te ne vai in ritiro, tu te ne vai in ritiro perché non vuoi peccare la multa e i tuoi vanno fuori. E ecco, il giorno dopo Ciro. Ecco, un giorno dopo De Laurentiis doveva esonerare Ancelotti. Se l'avesse fatto, e fammi chiudere, il Napoli ora sarebbe in Champions. L'ho detto anche io, ma con i sé purtroppo non si fa la storia, però il sospetto è molto forte. No, ma io l'ho detto prima, ora perché l'ho detto prima. Ci può stare, però forse c'era qualche altro motivo che non sapremo mai. Senti, sentiamo invece gli ospiti che c'è in terrazza, cosa dicono a proposito di questo girone di ritorno. Sì. Un campionato che comincia a gennaio, Napoli sta al secondo posto. È vero che sono discorsi molto spesso sterili questi qua, però è un dato di fatto. La Lazio l'ha perso lo scudetto. Del Vecchio. Sì, no, ma io da tifoso sono estremamente felice di quello che sta succedendo. Nel senso che potevamo andare molto molto peggio, invece abbiamo ricominciato a correre e speriamo che invece ci stiamo preparando bene per questo incontro contro il Barcellona, che dovrebbe segnare un po', fare da spartiacque per questa nostra stagione. Sentiamo l'altro ospite, vorrei sentire. Sì, prego. Io sono contentissimo di Gattuso, che credo sia molto più adatto alla città e ai giocatori del Napoli, che se forse con Ancelotti, col calcio liquido di Ancelotti, sono stati confusi da Ancelotti e quindi erano abituati a stare con Sarri e ad essere inquadrati e alla fine non ci hanno capito più niente. Gattuso è perfetto per il Napoli e non penso che c'entri il Covid o il post-Covid, è solamente che li ha messi a lavorare, li ha inquadrati e li ha motivati, essendo uno abbastanza tosto e che fa lavorare. Anche perché il Napoli, se ben ricordi, aveva già chiuso in crescendo la stagione pre-Covid, nel senso che già poco prima che scoppiasse il Covid la squadra stava dando risultati e fornendo prestazioni.
Quindi Ciro, preparati. Sono solo bravo a gestire il Ciro, post-Covid. Preparati col dopo, mercato, col mercato. Dopo col mercato, perché diciamo la verità, insomma, l'argomento del giorno è Osimhen. Qual è la pronuncia? Osimhen, Osimhen, Osimhen. Com'è? Osimhen. No, Osimhen. Tantissime novità. Osimhen, Osimhen. Osimhen, e ti dico anche sì, che ho tantissime novità, partire anche dal giocatore che il Lille stasera ha comprato per rimpiazzare Osimhen. Vabbè, stasera. Non ce le svelare subito, sennò cagna salotto, hai capito? Noi invece riteniamo i nostri amici. Ti ho buttato il titolo, io ti ho buttato solo il titolo, poi l'articolo bisogna leggerlo dopo. Va bene, Pierpaolo, ma sta storia, aspetta, Carmi, questa storia dei procuratori, chi sta a cagnare dei procuratori? Che ha fatto chi sta a cagnare dei procuratori? Parli con uno? È un po' Guarda, io, storia, no? Io mi ricordo quando dirigevo le pagine sportive di un quotidiano nazionale che aveva un'edizione a Napoli, sono entrato in contatto per la prima volta con il mondo dei procuratori sportivi, che è un mondo particolare dove tutti ti diventano tra virgolette amico e tutti provano a darti le informazioni che vogliono che escano sui giornali e provano a orientare quella comunicazione media che serve al giocatore. La forza di una società, e in questo il Napoli devo dire che negli anni, nonostante fosse una società giovane, non avesse una grande struttura, non si è mai dotata di un direttore sportivo alla Moggi, per intenderci, è sempre stata quella alla fine di riuscire a compiere degli ottimi acquisti di giocatori che poi sono rivelati straordinari, pensiamo a Lavezzi, Cavani, lo stesso Higuain, che sono esplosi, mantenendo un profilo sul mercato di grande equilibrio e anche difficilmente decifrabile. Ecco, Ciro, che è un fuoriclasse e che ha i rapporti giusti, riesce molto spesso a trovare, diciamo, la notizia, ma dal Napoli viene fuori sempre pochissimo. Quello che tu leggi intorno a questa ridda di procuratori, il giocatore che è venuto qua, cioè questo è venuto qua, si è andato in un albergo a Napoli, ha fatto un incontro, trattativa, cioè è un giocatore che in altri momenti avrebbe già dovuto indossare la maglietta del Napoli. Dopo tre giorni era stato venduto a Liverpool. Sentiamo Presidente Capito? Sgambati. C'è questa cosa, non so se in politica succede. Sentiamo Sgambati, in politica si fa. No, ma pure si cambiano le maglie. Si cambiano le maglie in politica. Però, vedi, noi parliamo di una situazione, queste partite io credo che siano poco entusiasmanti. No, ma infatti, però come la campagna elettorale di adesso. Ci devono far capire un'altra cosa, che cos'è il Napoli e dove vuole andare. Io la vedo così, no? Ma il Napoli, in futuro, che vuole fare? Osimhen, no. Io credo che il futuro del Napoli si basi su due parole chiavi, poi ve le spiego. Uno è prospettico e l'altra parola è amore. Vi spiego tutte e due. Il Napoli compra sempre giocatori prospettici, che vuol dire che hanno una prospettiva e poi devono scoppiare qua, devono per fa che? Perché le compra a 10, le vendo a 50. Lui ha fatto un elenco, Lavezzi, Amsic, chi Cavani, più ne ha più ne me, Cavani, le posso mettere tutti. Ma ha preso anche gli Oriente, però, perché insomma, non è prospettico, gli Oriente però era la fine della carriera. Perché amore? Perché il Napoli ha bisogno di una manifestazione d'amore da parte del presidente. Cioè, se il Napoli deve fare qualcosa di più, presidente, compraci un giocatore che magari è avanti con gli anni, ma che è già un campione. Ma tu adesso che rapporto che hai già con il presidente? Che rapporto hai? Perché come il vostro sempre rapporto non è sempre sereno, eh? Non al è presidente ho un rapporto che conflittuale di simpatia, ma il presidente ha dovuto firmare una convenzione con noi, ma prima ho preteso che pagasse tutti i debiti. Questo gli è piaciuto molto. Però, erano tante. Erano 5 milioni di euro. Però è dovuto sottostare ad una legge, che si chiama legge 100. Altrimenti avrebbero in corso dei problemi. No. Bravo. Aspetta, volevo dire una cosa sui procuratori. E quindi sul tema calcio, questo, presidente, compraci un calciatore che sia già un campione, che venga qua, segna 30 gol e ci faccia vincere lo scudetto. Cioè, questa cosa di Osimhen, no? Entriamo nel tema, questa bella clip e poi entriamo. Allora, vediamo questa clip che ha preparato Alessandro De Mattia. Abbiamo anche la clip. C'è la clip su Osimhen, eccolo qui. Profondo, ci arriva Osimhen!
Allora, prezzo, partiamo da Gianluca, 50 milioni, rimane quello, cioè, sarebbe quello il cartellino, che, 50 milioni. Allora, oggi, devo essere sincero, poi Ciro ci darà, io credo che non vada oltre 60 milioni, addirittura dalla Francia, Paoluzzi dell'Equipe, secondo l'Equipe, il Napoli pagherebbe 50 milioni più Onas. Adesso Ciro magari ci dirà quali sono le sue, però volevo dire una cosa sui procuratori, perché il Napoli spesso e volentieri è soggetto a difficoltà che dipendono dall'operatività dei procuratori, degli agenti, dei calciatori. Io mi sono andato a studiare un po' i dati su calcio e finanza del rapporto tra le società di Serie A e i procuratori dei calciatori. Voi dovete pensare che nell'ultimo anno, solare, il 2019, le società di Serie A hanno tirato fuori circa 190 milioni di euro, date pari pari ai procuratori dei calciatori durante i trasferimenti, il che significa una media di 9 milioni poco più a squadra, no? A società delle 20 di Serie A. Ma la cosa bella è che l'80% di questi 190 milioni sono stati tirati fuori da quattro squadre: Inter, Milan, Juventus e Roma, che sono le squadre che realizzano, diciamo così, tranne forse la Roma in qualche caso, gli acquisti più onerosi. Il Napoli è fuori da questa schiera. Questo la dice lunga sul fatto che il Napoli non sia proprio, sia restio a foraggiare gli agenti dei calciatori, e questa è una difficoltà oggettiva nelle trattative di certi profili. Questo lo dicono i dati. Con Nainggolan l'accordo trovato anche con il procuratore, arriva l'offerta della Roma. Sì, però in questo caso, scusate, c'è un accordo con la società, perché il presidente del Lille ha già detto sì, tutto a posto, ha chiuso, non vede l'ora, è qua, Però mi pare di capire che invece il procuratore e il calciatore stiano tramando qualcosa. Vogliamo vedere questa slide che abbiamo preparato? Eccola qua, il desiderio e la voglia. La dice tutta, no? Secondo me sono fantomatiche le offerte. Sentiamo, Ciro, il desiderio e la voglia. La voglia qual è? La voglia è quello di strappare alla concorrenza Osimhen. Questa è la voglia. La concorrenza di Liverpool sarebbe, no? È solo il Liverpool. Allora, se mi fai il quadro generale, così ti illustro le ultime novità, perché così almeno ci capiamo. Allora, il Lille nel frattempo, e ho conferme, ha già bloccato colui che rimpiazzerà Osimhen. Diamo subito il nome, è Jonathan David, è un canadese che gioca in Belgio, e il Lille ha raggiunto un accordo verbale sulla base di 25 milioni più 5 di bonus. È un giocatore interessante, mi dicono che ha caratteristiche però più da seconda punta che da prima, non è molto uguale a Osimhen, però piace a Lille, ha un contratto in scadenza nel 2023 col Gent in Belgio, quindi l'ex squadra di Koulibaly, se non erro. E questa è la prima notizia proprio fresca, nel senso che mi è arrivata ora. Poi andiamo avanti, il Liverpool, mi chiedevi, ho scoperto con chi sta parlando Daville, il nuovo procuratore di Osimhen. Perché sta parlando con Liverpool? Ok, ma con chi? Come nasce questa cosa? Allora, la persona che sta dialogando in questi giorni col nuovo procuratore di Osimhen, ma che dialogava già con i vecchi procuratori, l'ultima volta si sono incrociati 10 giorni prima che arrivasse a Napoli con i vecchi procuratori, è Barry Hunter. È il responsabile, diciamo, dello scouting del Liverpool, una sorta di braccio destro del CEO di Red Devils. Sembra un whisky, sembra questo qui. Cosa si sono detti? Sembra un whisky. Cosa si sono detti Barry Hunter e Daville? Siamo riusciti un po' così a capire. Il giocatore sicuramente interessa il Liverpool, però al momento il Liverpool non ha ancora presentato una mail ufficiale a Campos, direttore sportivo del Lille, come si fa in questi casi, di presentazione. Cioè, in genere, quando si dà la stura di una trattativa, tecnicamente parlando, quando si manda una mail di intenzione. Io sono Ciro Venerato, direttore sportivo del Liverpool, e vorrei intrattenere una conversazione perché siamo interessati al cartellino di Osimhen. Questo ad oggi non è stato fatto, a quest'ora. Il Napoli, certo, quindi, che fa la sponda, no, per capire un po' che sta accadendo sull'asse Liverpool-Osimhen, più passano le ore, più diventa, diciamo, progressivamente ottimista rispetto al pessimismo cosmico di sabato, quando Daville, con una telefonata al Napoli, gelò tutti dicendo: no, guardate, io non vengo a Napoli per il momento perché forse mi sto guardando intorno.
e ovviamente puoi immaginare la reazione del Napoli. Oggi, alla luce del fatto che il Lille non ha avuto nessuna telefonata dal Liverpool, né dallo United né dal Tottenham, che sono due club di cui si parla molto in Premier, ma che al momento però non mi risulta abbiano avuto colloqui seri con Daville. E il Napoli ha preso coraggio, diciamo. Il Napoli spera. Il Napoli ha preso coraggio, ma nel frattempo che fa il Napoli? Rispondo, perché magari qualcuno che non so, è poco dotato si industria a fare tweet di rara intelligenza. Allora, non è che il Napoli pensa al piano B per il semplice fatto che spunta sul piano A. Però nel frattempo, mi dicono insomma dal Napoli, io non è che posso aspettare i comodi Osimhen. Nel frattempo inizio a chiamare Fadi Ramadani, anzi li sono visti proprio con Fadi Ramadani, per dirla tutta, e oltre a parlare di Maximovic e Koulibaly parlo anche di Jovic. Jovic, mi sento con Sommella Alessandro Moggi e gli chiedo: ma che sta accadendo a Immobile? Ha rinnovato con la Lazio, non rinnova, ma quanto spara? Ho capito benissimo. Nel frattempo benissimo. Non hanno mai abbandonato la pista Zamun. Cioè, questo non significa che c'è un piano. Il Napoli, nel frattempo che la gente e il giocatore valutano un eventuale futuro in Premier, ammesso che ci sia, e ad oggi, ripeto, siamo a queste telefonate con Barry Hunter del Liverpool, quindi ben distanti da ciò, come diceva Gianluca, che ha fatto il Napoli. Il Napoli ha un accordo verbale con il Lille, cioè siamo ben oltre la trattativa. Di 50 più bonus e si arriva a 60. Aspetta, fermati, c'è Gianluca. Il problema è che ora Gianluca che ti vuole chiedere una cosa, Gianluca. Sì, vabbè. Poi volevo dobbiamo passare una cosa, Ciro, perché l'idea che viene fuori da tutta questa storia è, poi volevo una conferma da parte tua, questo nuovo procuratore ovviamente per diventare nuovo procuratore del calciatore avrà promesso la luna, no? Che ha dovuto scalzare i precedenti, quindi avrà promesso la luna al calciatore. Ora ti chiedo, fino a che punto credi che siano realistici e realistiche queste, questi contatti con il Liverpool e queste telefonate? Cioè, non è una strategia di Daville per cercare di spingere il Napoli a aumentare l'ingaggio? Cioè, è questo quello che sta succedendo? Allora Gianluca, non possiamo un minuto. Si augura che tu abbia ragione. Sì, il Napoli si augura che tu abbia ragione, però ad oggi non possiamo dire che è così, perché fino a che Davide non richiamerà il Napoli con le pive nel sacco e dirà vengo a Napoli a trattare, quindi confermerà che alla fine questi contatti con Liverpool o con la società sono andati a remengo, come dicono a Milano. Per quanto riguarda Daville, ti svelo però, al di là di quello che ha promesso, lui ha avuto una grande sponda, e qui ci tiro la seconda esclusiva della serata. Allora, Daville lavora a stretto contatto con Moji Bryant, ex direttore sportivo dello Charleroi 10 anni fa, ora procuratore, e insieme hanno fatto altri giocatori nigeriani, hanno fatto Onireku all'Everton, Moses al Nantes e Kalou al Bordeaux, quindi già si conoscevano, e soprattutto questo socio è ben messo con la federazione calcio nigeriana, che sembra abbia spinto il ragazzo a vedere di buon occhio Daville grazie, ripeto, a Moji Bryant. Mi risulta che Moji Bryant ha fatto altri affari in Premier, non solo, ripeto, Onyeku con l'Everton, e quindi potrebbe essere lui la sponda di Daville per cercare di trovare qualche acquirente in Premier. Mi dicevano però gli ex agenti che hanno parlato pure loro con Liverpool, ti faccio anche il nome, uno dei 6 ex agenti è Tonci Martins, ora il nome lo posso fare, che era proprio la persona che parlava per nome e per conto della Sport Factory, cioè la società che gestiva Osimhen con Napoli, era Tonci Martins, ok? Perfetto, Ciro, fermati un attimo. Allora, Tonci Martins, Ciro, aspetta. Ciro, mi ha confermato che Liverpool parlava con lui. Fermati un attimo, tanto su Osimhen saremo anche nel terzo blocco, non è che la possiamo liquidare così, perché giustamente vogliamo, certo, tutti vogliono capire, e soprattutto poi dobbiamo anche un po' indagare. Maestro Iervolino, prima di andare in pubblicità, io vorrei riascoltare la voce della signora Cuomo. Possiamo? È pronto. Bene, qua si continua a conversare durante lo stacco pubblicitario, si parlava di Osimhen, perché poi la domanda che si facevano i nostri ospiti... Legittima, ma è giusto, non parliamo più della trattativa, dei procuratori, ma il calciatore, è il calciatore, parto da Pierpaolo, poi siete Alessandro, facciamo un giro veloce, è il calciatore giusto per il gioco di Gattuso? Perché diamo per scontato, Gattuso confermerà, si rinnoverà il contratto a giorni, forse a ore, quindi sarà Gattuso l'allenatore del Napoli, è giusto per il gioco di Gattuso? Ma che a Gattuso piaccia è fuori discussione, è un giocatore sul quale ha
dato il suo gradimento assoluto. Lo abbiamo visto giocare in un campionato, quello francese, dove non è che si possa valutare del tutto un giocatore, ma mi pare che abbia dei numeri importanti. Mi ricorda un po' il primo Duvan Zapata, prima poi di diventare oggi un giocatore completo, veramente. Questo ragazzo ha dei numeri atleticamente, in termini di velocità, controllo palla, potenza e anche colpo di testa, importanti. Ora, metterlo nel contesto del Napoli, tu hai fatto riferimento. Se tu ci pensi, il Napoli continua a puntare su Mertens, che è un giocatore che oramai ha battuto tutti i record di longevità, di capacità di realizzazione, il quale però si è trovato a fare l'attaccante all'improvviso un giorno della sua vita, perché Sarri, obtorto collo, lo mise lì. Ma noi continuiamo ad avere Mertens e Milik, giocatore, ecco, scommessa, sicuramente non mantenuta rispetto a quello che ci si aspettava, che fa da rincalzo. Chiusa la partita, non c'è altro. Quindi che il Napoli abbia bisogno di un attaccante vero, potente, capace quello di realizzare tanti gol. Però Carmine fa riferimento a un'altra cosa. No, Carmine dice, perché non Aghero? Perché giocatore... Sgabbati dice, perché sempre giocatori prospettici? Un giocatore perché finito, non Aghero? Perché Cavani. Cavani. No, a dire la verità, Gino, scusami, Gattuso, a Gattuso poi piace Osimhen e piace molto anche, piace forse un po' più Immobile a Gattuso come caratteristica. Beh, e infatti. Poi Jovic, ma ne abbiamo già parlato. Io dico, l'ultima cosa, poi lascio la parola ad Alessandro. È vero che si pensa alla gara col Barcellona, ma si pensa anche alla prossima stagione, cioè Gattuso ha in testa il Napoli del prossimo anno. E in relazione alla duttilità di cui abbiamo parlato prima, Gattuso sta pensando anche di creare un'alternativa tattica, cioè dal 4-3-3 che utilizzerà come base, Gattuso preparerà anche un 4-3-1-2, possiamo chiamarla così, con un trequartista alle spalle di due attaccanti che potrebbero essere Mertens e Osimhen. E il trequartista chi potrebbe essere? Oggi ne ha parlato Ciro Venerato, un giocatore croato, Vlasic, che il Napoli segue ed è un trequartista. Se lo segue, evidentemente abbiamo c'è un disegno in questo senso. Ma anche Zielinski, potrebbe fare il trequartista, liberando una mediana che secondo me con Fabian Demme e Zielinski forse è un po' ingolfata. Tutto. Diciamo che la domanda principale è questa, no? Ecco qua, questo centrocampista classe 97, molto interessante, anche se anche lui gioca in un campionato che è quello russo del CSKA, e un'altra domanda è questa, no? Quanti calciatori che provengono dal campionato francese si impongono subito nella nostra Serie A? Quanti al campionato russo, chiaramente. Bravo. Io non ne ricordo tantissimi di calciatori francesi, penso all'ultimo che ha acquistato la Juve che è Rabiot e ha fatto un solo gol, infatti, e tante prestazioni dal campionato austriaco. A parte Proasca, io non ricordo queste cime che arrivano. Ma in realtà è solo il campionato spagnolo campionati... che si avvicina di più. Il campionato spagnolo, pensiamo... Il Napoli ha avuto Garic. Non è che ci ho ricordato per tutta la vita. No, è diventato capitano della nazionale. Però la domanda è questa. Che tipo di Napoli ha in mente Rino Gattuso per il prossimo anno? Perché con Politano al posto di Caiono tu perdi un calciatore che ha determinate caratteristiche. Ma io non sono convinto. No, Gino, lo ha voluto fortemente. Sì, ma non sono convinto che Caiono andrà. Osimhen è un calciatore, bisogna sempre capire che futuro ha. Osimhen è un calciatore che ha caratteristiche molto simili a quelle di Ciro Immobile, chiaramente non è come Immobile, ma ha caratteristiche molto simili, un giocatore che attacca la profondità, si cerca lo spazio, quindi è un giocatore tra virgolette più da contropiede che altro, quindi bisogna anche capire questo. Che trequartista vorrà cercare il Napoli? È chiaro che Osimhen, secondo me, rientra in una strategia di mercato ben definita che noi attualmente non conosciamo ancora. Non conosciamo. Carmine, che idea ti sei fatto sul caso Osimhen? Verrà? Non verrà? Io non so se Osimhen piaccia a Gattuso o no, ma credo che sicuramente piaccia la strategia finanziaria della squadra dettata dal presidente. Quindi sei stato come sempre... Creatore di prospettive, piace alla strategia finanziaria. Del presidente. È sempre quella. Ma costa poco, però. Che è quella che non è che vai a costare 8 quella, milioni. Che è quella che viene prediletta, no? Poc'anzi hai detto perché non Agüero, perché non Cavani. È la stessa domanda che ripeterò fino alla fine anche a Ciro Venerato. Perché? Gargiulo, perché? Perché questo look? Perché Gargiulo? Perché questo look? Un po' nigeriano, un po' alla Osimhen. Un po' alla Osimhen questo look, un po' nigeriano, un po' egiziano. Vorrei decontestualizzare una frase di Carmine in merito a questo fatto del Napoli, che cosa realmente vuole fare. Perché noi abbiamo bisogno, ritengo, come il pane da parecchi anni, indipendentemente da Mertens, che ha fatto il suo e continua a farlo,
di un giocatore che mette questa famosa palla dentro. E si è visto ormai, avete fatto la conta dei pali, siamo d'accordo, anche il centravanti di livello può sbagliare, diciamo, o quantomeno può colpire i pali. Però evidentemente questo Napoli ha bisogno di questo tipo di ruolo. Il problema che mi pongo, il punto che mi pongo, è che non vorrei che per comprare poi un giocatore del genere se ne dovessero andare dei calibri. Questo è quello che posso temere o posso pensare che il Napoli possa fare. Perché altrimenti siamo sempre nel discorso che si sbilanciano alcune cose come è avvenuto in diverse stagioni di questa squadra. Beh, non credo però che in questo momento ci sia questo mercato termine. Mercato in uscita. Vabbè, fermo, c'è il dubbio di Allan. Ma Allan è scusato ormai. E sono sicuramente in uscita. Koulibaly, notizie su Koulibaly ce l'abbiamo. Ciro, in uscita, eccole qua. Ciro, tu che sai tutto, che cosa sai? A parte che la moglie di Koulibaly sta in vacanza a Forio d'Ischia, vado sulla spiaggia di San Francesco insieme alla moglie di Allan, questo lo dico io, insomma, queste le do io queste notizie. Però vicino a parte questo, vicino casa tua. Vicino casa mia, stanno là, le mogli di molti calciatori sono in vacanza a Ischia. Per esempio oggi molti di questi calciatori stavano a Ischia. Ma di Koulibaly, rispetto alla settimana scorsa, che sappiamo? Non è successo niente, no Ciro? Sappiamo che c'è... No, è successo niente. Ripeto la premessa. Il mercato inizia il primo settembre. Questa è sempre la premessa che vi faccio. Oggi, no, qualcosa è successo rispetto all'ultima volta, perché c'è stato questo colloquio, ne parlavo prima in chiave Jovic, a Napoli con Fadi Ramadani, che oltre a essere il procuratore di Maksimovic, e ci siamo ormai per il rinnovo, è anche il procuratore da 2 anni di Koulibaly, avendo rimpiazzato Bruno Saten. Allora, noi sappiamo che il City è interessato al giocatore. Io, diciamo, lo posso dire con una certa sicurezza perché so che Guardiola stima Koulibaly. Guardiola una volta l'anno si fa 2 giorni a Pescara, ospite di Vincenzo Marinelli, presidente onorario del Pescara, storico dirigente dell'Under 21, che è a sua volta nonno della moglie di Manuel Estiarte, ex campione della pallanuoto pescarese e attuale team manager della squadra dove lavora Guardiola. Ma come le sai queste cose? Ma come sai queste cose? Come si fa a rispondere? Dopo 30 anni di calciomercato. Non si possono confutare. Comunque, quindi, sei incontestabile. Quindi Guardiola, devi sapere un'altra cosa. Io Guardiola ho avuto il piacere di conoscerlo ai tempi del Brescia, quando vivevo a Milano, lui giocava con Baggio e Pirlo e Mazzone allenatore, quindi già ci conoscevamo. Poi tramite Marinelli diciamo ci siamo rivisti e lui mi ha sempre parlato bene del Napoli di Sarri. Sacchi poi li ha fatti diventare amici perché appartengono allo stesso pantheon culturale, ideologico, calcistico, e quindi ha visto molte volte il Napoli e so che per certo che stima Koulibaly. No, ora dopo la sentenza che ha liberato il City, ovviamente il City è interessato, ma credo bisogna ridiscuterne, perché poi De Laurentiis, se è benissimo che parte da una base d'asta altissima, forse anche per il City, perché il City deve spendere dei soldi. No, poi, dopo il Covid, sono cambiate le valutazioni per tutti. I problemi ce l'hanno anche in Inghilterra, non è che tenga solo in Italia. Ecco perché si spiega il pressing su Gabriel. Il Napoli vuole bloccare Gabriel, che gioca nella squadra di Osimhen, perché non appena capirà che c'è la squadra giusta e il prezzo giusto per dismettere Koulibaly, e credo che o Premier o Paris Saint-Germain, visti i prezzi che girano su Koulibaly, oltre alla richiesta di ingaggio, Koulibaly spera di guadagnare almeno 9-10 milioni netti nella sua futura squadra. Napoli non sta male, prende 6,5. A quel punto vedrà che il Napoli si butterà su Gabriel contestualmente, diciamo, a questa operazione che spera di chiudere al più presto per Osimhen. Per quanto riguarda invece il centrocampista, come ha detto già nella slide di Mattia, sì nella slide. Allora, l'ex procuratore di Osimhen, cioè uno dei 6 ex procuratori, Tonci Martins, ha avuto in questi giorni un colloquio con Napoli e gli ha proposto questo trequartista che sa giocare anche da mezzala, che è croato come Tonci, ma gioca nel CSK Mosca. Il Napoli ovviamente, che ha uno scouting completissimo, già lo conosceva. La valutazione è positiva perché il Napoli deve cercare un centrocampista. Voi mi direte, ma Allan è più incontrista, questo è più un giocatore di palleggio di qualità. Beh, sembra che Gattuso abbia chiesto alla società di avere 6 centrocampisti molto tecnici, più di governo che di lotta, un centrocampo di palleggiatori. Quindi ci sta
che magari al posto di Allan, se non arrivasse Veretout, che è un giocatore ovviamente completo per Gattuso, e si dovesse andare su alti profili, visto che Szoboszlai vuol seguire Ragnik al Milan, almeno così sembra e almeno così arriva al Napoli, ecco, ecco che questo giocatore potrebbe fare al caso del Napoli. Ecco qua, stiamo vedendo una slide. Ciro, scusami, ti interrompo. Sì, allora, Bernardeschi, sì. Abbiamo la slide, la vedi anche tu, no? Perché non sì, dimentichiamo sì, Ander, Bernardeschi e Boga, che sono poi degli obiettivi ancora. Allora, i tre ovviamente rappresentano un solo ruolo, cioè l'esterno destro che rimpiazza Gallegon. Quindi parliamo di Bernardeschi, Boga e Under. Allora, Boga, innanzitutto, Boga credo che il Napoli lo apprezzi più a sinistra che a destra. Partiamo da questo. E ultimamente il Sassuolo, confermando De Zerbi, ha promesso al tecnico di non venderlo quest'anno. Ah. E sembra che il giocatore, dietro promessa di adeguamento, possa accettare di rimanere almeno un altro anno in Emilia. Bernardeschi e Under. Allora, A e Z. Allora, Bernardeschi in assoluto, per caratteristiche, per esperienza, per classe, per fisicità, il giocatore che il Napoli prenderebbe domani mattina. La Juve, sapete tutti, ha un accordo verbale da un mese e mezzo con Milik, ma al momento i due tasselli non coincidono. Perché? La Juve vorrebbe fare uno scambio alla pari, Milik-Bernardeschi. Il Napoli chiede cash, diciamo 20 milioni, poi dicono 30, ma 20 milioni vanno bene, più Bernardeschi. Poi c'è il problema di Bozzo, l'agente di Bernardeschi. A, diritti d'immagine. B, lo stipendio. Si parte da una base di 4 milioni e mezzo. Ok, spalmarlo per 5 anni, ma comunque deve arrivare a una cifra importante. E non so se il Napoli riesce a sostenerla per un esterno destro. Under è un giocatore che il Napoli potrebbe prendere non domani, adesso, ma aspetta. Perché? Perché evidentemente è un profilo che piace. Ma non convince al 100%. Già 2 anni fa... No, piano! Piace perché sta in lista, se non convince beh, non, però, non sta però, in lista. Forse sei, no, è la terza chiarire, scelta, non è meglio la chiarire, no, perché poi ci sono quelli del tweet che poi dopo fra un mese ti scrivono questa roba. Meglio sempre chiarire, no? Perché c'è gente, io mi sveglio la mattina cercando notizie, c'è gente che sveglia la mattina invece per parlare male degli altri, ma è uno sport nazionale, non ti preoccupare, siamo vaccinati. Allora, io dico, Under piace perché sta nella lista, premesso, però in questo momento, Giuntoli, se riesce, è Gattuso. Se riescono a prendere uno un po' più avanti nella lista, meglio. Viceversa, mi va male con Bernardeschi, mi va male con Ferran Torres, che piace al City, mi va male con quest'altro, Under è un profilo che mi piace. Chiedi un po' ai tuoi ospiti, Ciro, Ciro, chiedi un po' velocemente sì. Gli ospiti, chi vedrebbero volentieri tra questi nomi che abbiamo fatto per il prossimo Napoli, per la prossima stagione? Questa slide fatta, dice Gino, chi giocatore sì. Ti piacerebbe vedere? Il vecchio? Ma sì, sono io. Sicuramente, indubbiamente Osimhen sarebbe già detto con tante parole che sarebbe la punta di diamante. Però non mi dispiacerebbe vedere anche Bernardeschi in maglia azzurra. Prego. Io concordo con Ciro. Osimhen se viene benissimo, è esterno alto a destra assolutamente Bernardeschi, nonostante sia juventino, però dico vabbè. È un gran giocatore. Purtroppo dobbiamo dobbiamo dare, diciamo, chiudere un occhio. Va bene, staremo a vedere. Gianluca, scusami, ma Osimhen poi è più contropiedista, diceva Alessandro prima, quindi alla fine, per quello che ripeto, sappiamo poco, perché però non è che sappiamo tutto di Osimhen. Uno non è che si guarda il partito del campionato francese. Oh no, Carmine, ci fanno vedere queste immagini, va bene, però insomma bisogna sempre andare un piede di più. Per il Napoli di Gattuso. Allora, innanzitutto è un giocatore giovane, che quindi ha molti margini di crescita e può essere plasmato. E Gattuso è uno che è molto bravo a plasmare i giocatori, lo abbiamo visto con Mario Rui, che è già un giocatore in età avanzata, che è cambiato ed è migliorato con Gattuso, ma non solo lui. No, è un giocatore che è fisico, ha velocità, quindi va in contropiede negli spazi, ma è anche uomo d'area di rigore, è anche bravo di testa, quindi è un giocatore che sulla carta è completo. Ora bisogna vedere come riuscirà. Il Napoli spera di fare l'affare e di farlo diventare, con tutte le proporzioni ovviamente del caso, un nuovo Cavani, per intenderci. Cioè,
che ci sia quella riuscita, perché anche dal punto di vista finanziario, come diceva poi il buon Sgambati, fra 5 anni il giocatore a 27 anni potrebbe essere rivenduto a una cifra ben superiore, già ammortizzata per intero, ben superiore ai 50 milioni. Devo dire che là fu molto bravo Mazzarri, perché poi non dimentichiamo Cavani. Mazzarri che, voglio dire, secondo me qualche rimpianto i cinesi ce l'hanno, soprattutto per lo stipendio di Mazzarri, visto Conte e quello che pigli, 11 milioni all'anno, no Carmine, parlando di conti, poi alla fine, secondo me, i cinesi, tu pensi, Rini ce l'ha fatta, poi alla fine quasi quasi sta ammallando, ma Mazzarri costava la decima partita, o no? Certo. No, abbiamo certo, criticato poi Mazzarri all'Inter, ma alla fine... Carmine di Conti, io devo fare i complimenti a Carmine. E mentre è qua, lui sta twittando che domani mattina Correnzi, alle 8... sta twittando con Renzi. No, che domani mattina alle 8 sarà in diretta radiofonica per parlare dei conti del Comune di Napoli. Cioè, Carmine interpreta, c'è il bilancio. Diciamo, quello è il bilancio. Perché c'è il bilancio, quindi... Che capito, finalmente lui, stanno bene questi conti parla del di Comune, calcio, no? Ma, no, stanno malissimo. Scusate, scusate. Cioè, tu in questo momento ci ha mandato su casa, volevi parlare dei conti. No, hai chiesto di conti, poi hai parlato di conti, mi è venuto in mente i conti del Comune di Napoli. Però mi fa piacere che, vedi, come cittadino... È attento. È attentissimo perché purtroppo i conti del Comune di Napoli non tornano. Napoli è già un comune in dissesto. Sì. Quindi è in perenne dissesto. Questa è proprio tranciante, questa tua dichiarazione. È anche perché pessimistica, è voglio dire, no? No, no, non è pessimistica, è realista. Ah, sì, però voglio dire, le previsioni. Guarda, mi stai facendo capire. Noi dobbiamo parlare di calcio, mi dispiace, certo, per, no, no. Però mi ha invitato. Una cosa dobbiamo dire. Io oggi tutti i consiglieri comunali hanno ricevuto il resoconto del bilancio del Comune di Napoli. Che dovreste approvare? Che dovreste? Che dovreste approvare? La vedo difficile. Dovreste, il condizionale. La vedo molto difficile. La vedi difficile. Però il collegio dei revisori dei conti ha detto: va tutto bene, dovete recuperare 323 milioni in 6 mesi. Eh beh, se mi sembra una cosa, l'ha chiesta a voi, che ci saranno è più facile che Beno Osimhen a Napoli, ma che Beno approva il bilancio del Comune. Questo lo possiamo dire. È più facile, io così ho capito. O no? Alla fine, secondo me, viene pure stanotte Osimhen. No. Vabbè. Chiudiamo l'argomento comune, politica, insomma. Posso dire una cosa su quelle figurine lì? Bernardeschi a me piace moltissimo. Ti piace Bernardeschi? Secondo me è un giocatore di straordinaria classe e qualità. Per la maglia bianconera. No, questa è una cosa che dobbiamo assolutamente superare. E sarebbe un innesto di grande qualità, giocatore finito, completo, che non ha bisogno di crescere e che con Gattuso secondo me potrebbe trovare veramente il momento importante della sua carriera, perché Bernardeschi, che a Firenze ha fatto vedere di cosa era capace, poi ha approdato a Torino alla Juventus, non è mai esploso. Tra le mani di allenatore di Gattuso, secondo me sarebbe uno straordinario interprete, mi farebbe davvero molto piacere, quello sarebbe un acquisto serio. Perfetto, a proposito di Napolitano, diciamo. Uomini completi, finiti, un uomo finito, un amministratore finito, no, nel senso finito che è completo, non è finito, è Gargiulo, ex arbitro. Gargiulo, venga, ci alziamo insieme perché è il momento della zebra, noi bisogna acciappare la zebra, venga, ci sono degli episodi da analizzare, va bene, possiamo far partire la sigla, vediamo, ma non è sigla. Aspettavo, toccandola, aspettavo una cosa più setosa, no? Invece non è seta, questa mi sembra più Namabè, insomma. No, considerato il caldo è seta. Eh sì, considerato il caldo però. Allora, andiamo... È seta, dice che è seta. Ma se lo dice lui, se ha sete, sa dei da bere. Ma l'ha comprata a Casablanca, No, ha sete. Parliamo di calcio, torniamo agli episodi. Ce ne sono episodi ieri? Sì. Non moltissimi. No. Fortunatamente devo dire questo inizio del campionato sta raffreddando anche parecchie animosità in campo. Perché c'è poco da dire ormai. Ci sono state partite nelle quali all'inizio sicuramente eravamo tutti tranquilli, poi si è cercato un interesse che c'è stato, ma no, adesso sicuramente, come dici tu, ci sono parti della classifica già ben delineate. Che episodio dobbiamo analizzare? Andiamo a vedere questo Roma-Inter. Roma-Inter, che è stata una partita... Su quale si è molto discusso su questo tipo di episodio che adesso stiamo già vedendo nel filmato. Sì, che allora, l'Inter era ecco, in diamo la parola... per 1-0,
da un'azione naviziata probabilmente da un fallo, arriva il pareggio della Roma. C'è stato un utilizzo quantomeno bizzarro, secondo me, e fuori protocollo del VAR, perché l'arbitro, come possiamo vedere dalle immagini, era in perfetta linea, in condizione per poter giudicare il contatto tra Lautaro Martinez e Kolarov, quindi lo ha giudicato del tutto regolare, però è stato poi richiamato al VAR e ha confermato poi la sua decisione. Sì. VAR che non poteva intervenire sostanzialmente. Precisiamo una cosa tecnica che non sempre vediamo, è questa qui proprio dell'intervento del VAR, quando ci deve essere nel momento in cui si parla di un'azione lontana dall'area di rigore, quindi un'azione che sta evidentemente poi andando con un calcio di rigore come può capitare o con una rete come è capitato in questo caso. Il VAR ha tutta la possibilità, da protocollo, di dover e poter intervenire. Si chiama proprio appunto pression assistance phase, cioè significa materialmente che bisogna valutare, là il VAR è quello che dovrà valutare il VAR, se effettivamente la squadra che ha toccato il pallone, pur subendo eventualmente il fallo, è andata realmente in rete senza essere contrastata dall'avversario. In questo caso esiste effettivamente questo tipo di atteggiamento, perché la Roma è andata in rete senza contrasti, senza rimbalzi o tante altre cose da parte dell'Inter, quindi poteva effettivamente da protocollo intervenire. Ora cosa accade? Si chiama... Perché non l'ha fatto? No, l'ha fatto, però l'ha fatto in maniera praticamente in eccesso di VAR, oserei dire chiamarlo così. Cioè il VAR in questo caso, come diceva Alessandro, non doveva intervenire perché la giurisdizione dell'aspetto tecnico di quel fallo che abbiamo visto era sotto il controllo unico dell'arbitro della gara. Quindi era nel chiaro e evidente errore che non c'era, come quella che è appunto la dizione generale che sappiamo dell'intervento del VAR. Che è successo? Che praticamente la palla è andata avanti e il VAR, per eccesso di zelo, lo ribadisco in questi termini, ha indicato al libello, all'arbitro, di vedere questo tipo di azione fatta praticamente a centrocampo. Bene ha fatto Di Bello in questo caso a confermare la validità del fatto che il gioco potesse continuare, perché quel tipo di fallo, mettiamola anche in termini un po' più meno pleonastici, se mi si consente il termine, è un fallo che è un tocco di un giocatore verso un altro che in certi discorsi e in termini si può anche non dare. Va bene, e questo era l'unico episodio, no? Non ce ne sono altri. No. Resta il fatto che i falli di mano, secondo me, hanno condizionato i calci di rigore decretati e assegnati per i falli di mano quest'anno, hanno condizionato moltissimo il campionato. Io sono dell'idea, non so se lei è d'accordo, bisogna tornare alla volontarietà e alla involontarietà. Che stufatelo un braccio. Abbiamo qualche cosa che stranamente l'anno prossimo valuteremo diversamente. Però non l'ha trovato quello che le chiedevo la settimana scorsa, Qual era? Un fallo di mani negli ultimi sei mesi non punito con un calcio di rigore. Non ci siamo aggiornati. Quello di Koulibaly. Non ci siamo aggiornati, ma ci sarà sicuramente. Quello di Koulibaly. Non esiste. Vediamo che cosa dobbiamo vedere. La nuova normativa. Allora, l'anno prossimo ci sarà dei cambiamenti all'interno delle regole dettate dall'IFAB proprio quest'anno, marzo-aprile, febbraio anzi. E poi le valuteremo di volta in volta anche, forse facendo proprio, destinando anche una parte del programma. C'è la slide. Arriva. Adesso praticamente valutiamo questo fallo di mano. Ecco qui. Ora, l'IFAB ha deciso che, come vedete, quella zona in verde è una zona praticamente dell'inizio della spalla. Allora, dall'inizio della spalla, quindi dall'inizio della curva, come vedete, della spalla, fino alla parte più bassa dell'ascella, quindi stiamo parlando proprio di quel tratto, finalmente si decide di non essere fallo di mano. Mi scusi, Cargiolo, ma sai una cosa? Aspetta, fallo finire, perché questo è importante. Perché è il deltoide. Secondo me... Il deltoide, sì. Poi dopo invece è fallo di mano. Dopo può essere fallo di mano, non è che lo è. Può essere fallo di mano a secondo, o tocco di mano, lo ribadisco, a secondo di quelle sono le circostanze che abbiamo anche vissuto. E scusi, Cargiolo, sarà il VAR a definire di quanti centimetri è nella zona verde rispetto alla zona rossa? Non è il VAR, perché anche questo arriveremo. È sempre il direttore di gara. Se la prendo qua la palla e sono al limite tra il verde e il rosso,
Sì, chi decide se è verde o rosso, caro Giulio? Il discorso è che abbiamo visto calci di rigore purtroppo dati anche in quel tipo di... No, voleva capire, la prendi qua, e se la prende qua, cioè, dico, purtroppo qua... No, poi andiamo... No, lì è il problema, guarda, voi scherzate. Allora, come si fa? Ci vuole usarte, cioè, non l'hai presa qua, no, qua... È un classico fallo invernale, si chiama dell'ombrello, niente di più. Ah, fallo invernale, fallo dell'ombrello. Secondo me stanno andando in una direzione sbagliata. Chiudiamola qui, chiudiamola qui. Juve-Lazio 0-0, eh? Juve-Lazio 0-0, quasi alla fine del primo tempo. Quasi alla fine del primo tempo, va bene, 0-0. Poi l'avevi detto che questa è una serata. Chi è che ha detto stasera? Sarà un mezzo pareggio. Qualcuno? Io. Villana ha provocato anche tu. Un pareggio, però anche il secondo tempo. Gargiulo, grazie. Grazie. È stato come sempre impeccabile, Gargiulo. Grazie. Non come gli arbitri di questo campionato. Non come gli arbitri. Va bene, dobbiamo andare in pubblicità. Due minuti, non cambiate salotto. Poi ritorniamo, che voglio sentire la voce di Rossana Cuomo. Fra poco, grazie. La nostra buona vista, Rossana, Di Mattia. Poi mi riaccomodarti, se no impallavi la Cuomo. Certo. Impallavi. Allora, Gifuni, abbiamo all'inizio della trasmissione, io ho detto gli argomenti, i paesi frugali, i fregali, tutti austriaci, olandesi, tutti. Ma tu sai che Rutte cammina... C'è un cugnomme, uno che si chiama Rutte. Lui ha come mezzo di locomozione una sola bicicletta che ha vecchia da non so quanti anni, vive da solo in un appartamento modestissimo e sostanzialmente viene definito una specie di frate trappista che... Viva le governa, trappiste, diciamo, se mi permetti, viva le trappiste. Ma già il cognome, uno che si chiama Rutte, è già indigesto proprio, Rutte. Come non essere... È indigesto, è un cognome che non scende proprio, Rutte. Cioè io già parlo con Rutte, io parlo con Rutte, ma che Conte ha colloquio con Rutte in questo momento, quindi non so che... È stata dovremmo complicata. Dovremmo affidarci alla Santa Merkel, il calendario degli impegni, e arrivo a quello che dicevo all'inizio della trasmissione, perché poi il nocciolo, la chiave della stagione è l'8 agosto, la partita di Barcellona. Il Napoli c'ha mercoledì, l'aereo indica che giochiamo fuori casa a Parma, quindi gioca Parma-Napoli mercoledì, Napoli-Sassuolo domenica in casa alle 21.45, poi andiamo sabato 25, martedì sera 21.45 a San Siro, al Meazza con l'Inter. E poi da definire l'ultima giornata, ma che dirà poco, perché aspettiamo che ci sia stasera, Napoli-Lazio, che invece ne pensavamo potesse significare la situazione dello scudetto. Ma poi non è detto che si va a Barcellona. E poi soprattutto dopo andiamo l'otto, la famosa gara di Barcellona. Allora, alla luce di quello che sta succedendo in Catalogna, no, in questo momento, le notizie non sono molto confortanti. La Francia ha minacciato di chiudere le frontiere, il corona ha ripreso... E a Barcellona oggi ci sono stati di nuovo 2.000 nuovi contagiati. Sì. A Barcellona. Allora io mi chiedo, e se lo chiedeva Carlo Alvino, il nostro Carlo Alvino, in un tweet qualche giorno fa, è il caso poi di continuare a insistere per giocare a Barcellona? Perché a quel punto sarebbe più opportuno, visto che ormai è un campo neutro, perché senza pubblico, è vero che il Barcellona è abituato a giocare al campo nuovo che è molto più largo, più lungo, però forse sarebbe il caso di giocare, di anticipare questa partita già a Lisbona, dove si farà la fase finale, o no Gianluca? Allora io dico una cosa, già adesso... Per me non si gioca al Camp Nou per un solo motivo. Il governo catalano ha detto chiaramente restate a casa, è un suggerimento finora, ma soprattutto ha vietato gli assembramenti oltre le 10 persone. Voi sapete che per andare allo stadio le due squadre, gli staff, gli steward eccetera saranno centinaia di persone, quindi questo è già vietato in questo momento, a 18 giorni dalla partita oggi. È vietato ed è diciamo così, secondo me difficile che possa cambiare la situazione. Quindi per me, al di là di comunicazioni ufficiali che arriveranno, per me già adesso non si giocherà al Camp Nou Barcellona-Napoli, quindi si giocherà in altra sede, proprio per questo motivo. Se sono vietati gli assembramenti di 10 persone, la partita non si può giocare, punto. Carmine Sgambati, sei convinto anche tu non si gioca? Sono convintissimo su quello che dice Gifuni. D'altronde credo che oggi sono vietati gli assembramenti 10 persone ed è un consiglio quello di rimanere a casa. Domani non so, potrebbe staccarsi. Per Paolo, che notizia? Sì, no, la questione è questa, come diceva Gianluca, in questo momento c'è un lockdown volontario, cioè si chiede alle persone di evitare di stare in strada, gli assembramenti e altro. Quello sono che... chiusi tutti i punti della Movida. Assolutamente la Movida è stata di nuovo chiusa, certo un secondo lockdown. Vedi, quello che ha avuto l'Italia è stato il più esteso in termini sia temporali
che in termini proprio di stringente indicazione. No, però voglio dire, il lockdown oggi italiano è stato anche più proficuo. È stato quello che ha dato risultati anche maggiori, fondamentalmente. Tant'è vero che i casi che abbiamo adesso sono casi moltissimi di ritorno o di importazione, il che la dice lunga. Però in Spagna sono partiti molto dopo e in questo momento si trovano di nuovo in questa difficoltà. Credo anche io che non si giocherà molto pace. Difficilmente si giocherà. Sentiamo pace. Dalla terrazza a P, stasera mancante dell'amministratore delegato Alessandro Pervito, che salutiamo con affetto. Ciro Venerato, Ciro, che notizie ci sono e soprattutto come sta il Barcellona? Perché mi pare che nelle ultime settimane si sia un po' sottovalutato, il Barcellona non è più quello di prima, sono spaccati, è così, guerre interne, però 5 palloni, se non sbaglio, l'ultima partita li hanno dati come se niente fosse. E comunque, insomma, si va a giocare sempre contro uno dei più forti al mondo, no? Sempre il Barcellona. Che notizie hai, Ciro? Condivido innanzitutto il tuo incipit, nel senso che non sarà il Barcellona dei tempi del tiki-taka di Guardiola, ma certamente non è neanche quello descritto dai media catalani negli ultimi tempi. Torniamo al discorso anche delle ambizioni e anche al tempo stesso delle prospettive. Quando hanno capito che ormai lo scudetto era andato, hanno un po' mollato. Poi ci sono stati alcuni dissidi interni, perché c'è un'ala della squadra che non ha mai digerito l'esonero del precedente tecnico e non gradisce molto Setién. E però detto questo, quando c'è la Coppa dei Campioni, poi il genere il Barça si ricompatta, soprattutto se hai quel ragazzino di 33 anni, detto la Pulce, che continua a fare la differenza, perché poi noi giriamo intorno al discorso, però quando hai un Messi è un giocatore che in qualsiasi partita, anche se giochi male, riesce a fartela vincere, e questo a certi livelli è un vantaggio non da poco. Sei stato chiarissimo. Che il pallone d'oro non verrà assegnato quest'anno. Sì, quest'anno, giustamente, Pierpaolo sottolineava, è un caso eccezionale, non verrà assegnato il pallone d'oro, è stato deciso perché è stato falsato naturalmente l'andamento dei campionati, e quindi difficilmente. Quindi quest'anno Cristiano Ronaldo non vince il pallone d'oro. Sì, perché vince sempre lui ormai negli ultimi tempi. Assolutamente. Volevo un attimo ancora sentire Del Vecchio e l'altro ospite, Francesco, su questo Barcellona-Napoli, che è il crocevia della stagione, a prescindere dalla location dove si disputerà la partita, poi alla fine diventa, a prescindere dalla sede, la vera sfida della stagione, insomma, no? Per il Napoli, non per il Barcellona, chiaramente. Allora, Barcellona-Napoli, però mi affido a loro attraverso la ragione e il sentimento, quindi state equidistanti dalla ragione e dal sentimento. Inizio io. Se il Napoli, diciamo, arriva concentrato, Gattuso carica la squadra e siamo concentrati, potrebbe anche succedere. Speriamo, diciamo, Napoli potrebbe fare il colpaccio, l'ha fatto con la Juve, abbiamo fatto con l'Inter, si può fare anche col Barcellona, che mi sembra un po', diciamo, acciaccatello ultimamente, quindi forza Napoli. Prego, vediamo se è più distaccato o anche peggio. No, assolutamente, bisogna comunque stare con i piedi per terra, indubbiamente incontriamo una delle squadre più forti al mondo. Quello che mi preoccupa soltanto è la tenuta mentale della squadra quando dobbiamo incontrare una squadra così forte. Spero che Gattuso riesca a coniugare tutte queste necessità, esigenze di noi tifosi, questa passione, e farci fare un ulteriore pensiero, un sogno incredibile. Va bene. Quello della qualificazione. Va bene, tu hai giocato già, Ciro Ferrara, tu hai giocato col Barcellona, sei abituato a questo tipo di sfide, vista la tua somiglianza con Carmine Del Vecchio. Vi salutiamo, Ciro, grazie, ci vediamo poi a cena da una grande pizza dal nostro capuano. Va bene? Ci vediamo dopo. Salutiamo. Salutiamo da Vincenzo Capuano, ci vediamo. Ciao, buona serata, salutiamo gli amici della terrazza P. Su Barcellona. Abbiamo parlato all'inizio, sì, del Barcellona, perché vedi, in questo momento, se ci pensiamo bene, il Barcellona, che viene da momenti complicati, difficili, anche da un rapporto con l'allenatore molto distaccato, sta cercando di riunire il gruppo
e di trovare gli stimoli e di farsi ritornare la fame. Guarda quindi caso, sta... prima invece il Napoli è, da questo punto di vista, mi sembra abbastanza fermo. Il Napoli si è posseduto. Okay. E quindi i prossimi 18 giorni per lavorare per ritrovare la fame, perché se arriva la partita senza fame, il Barcellona la vince. Prendo la parola perché c'è una sorpresa per te, caro Gino. Sì. Una sorpresa di inizio settimana, sì. Una sorpresa di inizio settimana. Senti, che cos'è questa sorpresa? Ciao Gino, ciao amici di Bolshow, mi mancate tantissimo. Io sto preparando nuovi progetti per la prossima stagione. Quest'anno, causa Covid, cerchiamo di mantenere le distanze, di essere pochi in studio. Mi mancate tantissimo. Susanna, la nostra Susanna Pedrone. Ciao Susanna. È una bella sorpresa davvero, mi hai fatto. Gino, anche in forma. La vedo anche in forma. Sempre con queste, devi sempre divagare, non divagare. Tra le sorprese. Io prendo atto, visto che tu prendi. Non divagare. Tra le sorprese direi di fare anche gli auguri ad una delle squadre più longeve che conosciamo, che è l'Atletico Serpistar, che compie 30 anni. Ah, io pensavo alla Propatria. No, no, è stato presidente anche il nostro produttore Emilio Villano. In questa settimana hanno fatto la festa con Gianni Maioni. Gli hanno fatto la festa, finalmente. Hanno fatto la festa a tutta la squadra, chiaramente. Ah, no, al nostro produttore. Anche lui. Ed è una delle squadre più longeve che allora esiste. Tu mi ricordi, nominando la Serpistar, mi ricordi una delle serate magiche, forse la più magica che abbia fatto in estate, parlo di 30 anni fa, su questa nave da crociera che venne noleggiata dalla Serpistar e facemmo questa serata nel Golfo di Napoli. C'era già il nostro produttore che era il presidente. Io me la ricordo ancora. No, lui quindi è stato una lui era al timone della nave, naturalmente. Indimenticabili, eccola qui. Quindi Atletico Serpistar, bene, 1990, parliamo di quel periodo là. Fa 30 anni. La ricordo ancora. Allora, torniamo un attimo agli argomenti. Gianluca, ieri Conte ha imitato Sarri, insomma, no? Ha fatto proprio ghiagnazzare, no? Però forse con calendario... Ma forse... colpa di Marotta, perché poi ce l'ha con Marotta? Devo dire il Consiglio federale. Marotta, perché poi qua dovremmo allargare il discorso. Io devo dire che forse Conte questa volta ha ragione, perché Juventus-Lazio e Roma-Inter potevano giocarsi quantomeno queste due partite decisive nella stessa giornata e magari in contemporanea. Almeno io sono di questo avviso, perché è normale che oggi la Juventus... Ma chi ha allenato la Juventus non si può lamentare nel calcio. Si lamentava anche è coerente almeno da questo punto di vista. Poi Marotta invece, che è il Consiglio federale e che con Lotito, come sapete, diciamo così, gestisce l'equilibrio anche territoriale dell'Italia, nord, centro-sud, all'interno del Consiglio federale, non ha fatto molto per agevolare l'Inter, secondo Conte. Devo dire che a proposito di questo, vedete che una delle poltrone al Consiglio federale è prenotata da Aurelio De Laurentiis, che, diciamo così, potrebbe diventare consigliere. Il problema è che se Lotito dovesse essere confermato, proprio per l'equilibrio territoriale, De Laurentiis non verrà inserito, perché ce ne vuole uno del nord, per forza. Senti, a proposito di Aurelio De Laurentiis, che è successo oggi con i diritti TV? È stato un pranzo organizzato dal presidente De Laurentiis con alcuni presidenti di Serie A, tra cui c'era Claudio Lotito, il presidente Massimo Ferrero. Offriva De Laurentiis? Questa è una di quelle cose che stiamo cercando di capire. Che Carmine, su questo Carmine infatti oggi lo Monaco tenderebbe a smentire. C'è un certo scetticismo. Chi ha pagato? No, sappiamo il tema. Conosciamo il tema di questo pranzo. Era legato. Ci colleghiamo con Ciro, ci c'è il menù. Ma già andato. Ragazzi, non hanno pagato perché il San Regis sarà amico di De Laurentiis, il direttore, il proprietario, qualcosa del genere. San Regis a Roma. Divagate sul prezzo. Sentiamo Sgambati, che lo conosce meglio. De Laurentiis. Il San Regis. Presidente, da lustro a un ristorante quando va a è come il Re Sole, fondamentalmente. Vabbè, che è successo? Il tema era il tema del pranzo, era legato ai nuovi diritti TV, con la nuova idea di De Laurentiis, che sappiamo non vive buonissimi momenti con Sky, no? C'è una situazione che non è piaciuta a De Laurentiis e si sta studiando una soluzione alternativa a quella che potrebbe essere Sky per l'acquisizione dei prossimi TV. Ma Luna pare che sia in pole position. I telecronisti Sky non vengono al San Paolo in alcune partite, no? La telecronaca la realizzano in sede. Perché? Perché pare che tutte le società stiano facendo degli sconti a Sky, visto il momento, per la trasferta, la trasmissione dallo stadio, e solo due società in Italia non fanno sconti, che sono il Napoli e il Brescia.
Quindi De Laurentiis e Cellino sono gli unici due presidenti che non sono andati incontro alle esigenze. Ma anche su questo, Carmine, diciamo, non si sente di avallare questa cosa tua, no? Sei scettico anche su questo. Strano che il presidente De Laurentiis non faccia sconto. Dopo 5 milioni di sborso. No, ma non di sborso, i 5 milioni erano... Vabbè, erano dovuti. No, erano intendo, dovuti. Cosa pretendiamo? Non li aveva pagati prima, e li aveva pagati dopo. Certo. Vabbè, voi sapete però, quando diciamo, paga il presidente all'anno. Attenzione, attenzione, aspetta. Carmine ci sta dicendo una cosa. Sì, paga... no, volevo dire, a proposito di Sky, volevo tornare un attimo, non l'abbiamo fatto la settimana scorsa, sulla polemica che c'è stata tra Mihajlovic e Caressa, no? Certo. Non l'ha nominato, ha detto, volevo sentire la vostra, il vostro pensiero. Cioè, ha sbagliato Mihajlovic, ha esagerato, ha detto la verità. Ah, sai, Mihajlovic vogliamo bene perché è Mihajlovic. Però? Perché fa quel duetto con Zenga, perché si siede in tribuna insieme a Gattuso, perché piange raccontando del suo dramma. Quindi Mihajlovic è uno che se percepisce una cosa la fa. Poi io da giornalista devo dire, non è che voglio fare una difesa corporativista, però... Io non credo che un giornalista debba entrare nel merito delle scelte tattiche o tecniche di un allenatore, o meglio, può farlo provando a capire, ma non lo può contestare nel merito perché non fa l'allenatore. Mihajlovic dovrebbe evitare di come dire, rilasciare giudizi sommari sulla professionalità di un collega che sicuramente può anche sbagliare, ma lo farà in buona fede. Questo è quello che secondo me non si deve fare, cioè immaginare che invece ci sia... un retropensiero, perché non puoi dire sembra Inter Channel. Certo, questo Bologna peraltro che col Napoli insomma sembrava una squadra il paradosso di scendere in campo ogni tre giorni con Napoli. Bologna secondo me ha fatto la sua miglior partita, considerando la partita anche, della la partita del Napoli è stata Napoli quella che ragazzi, comunque, da, con queste temperature senza pubblico, senza motivazione non si gioca ogni tre giorni, ma neanche scusami Gino, non è che voglio fare il qualunquista, ma se prendo di stipendio 550.000 euro al mese gioco e non sì, mi credo. Però, voglio dire, non e ti non ti ho fatto un prezzo campanilario, che quanto guadagna uno come Koulibaly. Allora, ragazzi, il calcio è 550.000 euro al mese. Non a teatro non si può fare. È la stessa cosa, questo è il calciatore, non c'è. Però sull'impegno del calciatore, no, sulla motivazione non mi trovi d'accordo. Posso dire una cosa? Allora, io ho notato quando uno guarda la televisione nota certi aspetti, anche i dettagli. Alcune reti televisive... Inter Bologna 1-2 parlano della sconfitta dell'Inter e dedicano veramente molto spazio alla vittoria in trasferta di una squadra come il Bologna. Era successo anche la settimana prima in Roma Udinese 0-2, la stessa cosa, identica. Devo dire che la Rai da questo punto di vista, la domenica sportiva è molto più equilibrata, nel senso che parla solo leggermente in più della squadra più titolata. Però riconosce anche le scelte editoriali. La cosa dove ha sbagliato Mihajlovic è chiamare in causa la moglie poi di Caressa. Che quella non mi è piaciuta come... Io non ho voluto fare cenno, ma quella è un'uscita che devi condannare a prescindere. Non mi è piaciuta questa. Perché vuoi sminuire, e sei greve, diciamo, un giornalista. Ma se per farlo dici quello è la moglie di... Certo. E sai perfettamente il nome e cognome della moglie, che certo. Cosa vuoi far intendere? Poi tra l'altro su Mihajlovic, lo stesso Caressa, ma tutti noi abbiamo avuto sempre un'attenzione, secondo me... giusta ma anche affettuosa per il dramma. Non dimentichiamo che Mihajlovic nella sua carriera anche da calciatore si è macchiato anche di aver dimostrato un'attenzione per le tigri di Arkan, quindi voglio dire non è stato uno che nella sua vita professionale non è stato contestabile, però tutti lo hanno fatto anche con una professionalità. Però si può contestare una scelta editoriale, una linea editoriale, però è il modo. Puoi contestare che, tutto, io credo che la personalizzazione sia sbagliata. Certo, sbagliato. Va bene, chiudiamola qui, ricordiamo dopo domani, è ancora campionato, io non riesco più a capire perché si gioca ogni tre ore, non ogni tre ore. Se è un anticipo per un posticipo, per amichevole, se è un anticipo per la prossima stagione, c'è Parma-Napoli 19:30, Giustani Sciur, domenica c'è Napoli-Sassuolo alle 21:45, sabato sera, martedì... E sicuramente soletica di più Inter Napoli perché certo. È un classico e poi si chiude con Napoli Lazio e non si sa neanche quando a che ora, per il momento non si sa niente, ma sarà il 2 agosto, domenica 2 agosto, e credo in contemporanea con tutte le partite come da protocollo. Carmine Sgambati è stato con noi, grazie, grazie e domani mattina alle 8 per l'approvazione del bilancio.
Gianluca Gifuni, grazie. Buonasera, Gianluca. Buonanotte, a lunedì. A lunedì. Buonanotte, buonanotte al nostro amministratore Giuseppe Gargiulo, grazie. Impeccabile Alessandro De Mattia anche stasera con le sue news, i suoi aggiornamenti. Buonanotte, buonanotte. Juve Lazio ancora 0-0. Sì, sì, ma mancano ancora 45 minuti e più. Ma, quindi, 45 ancora 0-0. Ma rimaniamo un altro fanno. Quindi la notte in un tratto. Se dovesse vincere, un po' si riapre il campionato, un po'. Sì, la Lazio sì, ma dipende sempre cosa fa l'Inter, perché qua si vabbè, la seguiamo a tavola da Vincenzo Capuano. Dai, forza. A chi non la vuole vincere. Per Paolo Petino, grazie per Paolo. Grazie a tutti. Buonanotte, vi lascio con la musica del maestro Iervolino, noi ci vediamo lunedì prossimo per la penultima puntata di Go Show. Ciao, buonanotte a tutti.